Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi mischeremo le due cose che secondo me i miei iscritti amano di più. Uno, gli stranieri che parlano italiano, sì. E due, cibo. Oggi ho la mia amica Rachel, anche ciao. Lei è americana e parla un italiano pazzesco, e mangeremo e reagiremo ai cibi, ai snack o alle merende italiane. Quindi andiamo avanti. Prima merenda italiana è questa pan di stelle, sono molto famose qua in Italia. Hai mai mangiato pan di stelle? Sì, infatti è stato mio primo merenda italiano. Anch'io ho mangiato prima, ma fingeremo che non abbiamo mai mangiato questo piccolo pezzo di cielo, di paradiso. Sono biscotti con zucchero. Biscotti cioccolato con zucchero. E mi fanno ricordare dei biscotti di Oreo senza la crema. Sono molto cioccolatoso. E anche i Chips Ahoy. Ok, quindi facciamo. Buono. Sì. Che tipo di reazione sono? Buono, sì. No, ma dai, abbiamo già mangiato questo, quindi sì, ci sta. Questi... Non è così tanto sorpresa. Esatto, se non siete di Italia, se non avete mai mangiato un pan di stelle, dovete sì. provarlo. Secondo me gli americani non sarebbero così stupito da questi, perché abbiamo tante merende in America anche che somiglia a questo. Sì, sì, ma è molto light, direi. Se vuoi mangiare qualcosa... di snack, non vuoi essere, come ho detto, è come Oreo senza la crema, sì. Quindi Oreo light. Oreo light. Beviamo per pulire il gusto dalla bocca. Ora abbiamo i famosi ta-da, Kinder Surprise, che sono illegali in America. Invece le armi no. Mangeremo questo. Ok. Quindi un Kinder Surprise è una palla di cioccolato, praticamente, e dentro il cioccolato c'è una sorpresa, un giocoietto, come si dice uno toy? Giocattolo? Sì, un giocattolo per i bambini che possono, con cui possono ovviamente giocare. E sono illegali in America perché un bambino può... sul giocattolo. Ma che come cazzo è lì? Giocattolo. Sì, sulla giocattolo. Mangeremo un pezzo. Oh. I like broke it. Pronto che di solito si fanno così. Anch'io di solito faccio così. Rompo il coso e poi mangio, ma non lo so, oggi ho detto... Oggi hai fame, va bene. Sì, buono. Sì. Quale durante... ho ricevuto? Voglio vedere. Vediamo un po'. Oh, che carino. È un... non lo so. Secondo me è un piccolo mostro. Ah no, è per Natale! Qualcosa per mettere nell'albero di Natale. Devi mettere insieme. Oh. Ma devo dire che queste cose di Kinder Surprise a volte sono abbastanza complicati. Non c'è una sorpresa che tutti i bambini italiani crescono per diventare ingegnere o qualcosa del genere. Perché io sto guardando questa cosa e in realtà non so neanche come metterlo. Non so... C'è le istruzioni qua. Non penso che dice cosa da fare. Sì, uno, due, poi tre. Well, yeah, è per l'albero di Natale che non ce l'ho, quindi... Carino. Cin cin. Abbiamo questi choc. In realtà non ho mai mangiato questi. Abbiamo mangiato un'altra marca che secondo me è la marca... Non era la marca vera. Sì, è la marca più economico e noi amiamo quella marca economico. E... Ma ho visto questi nel negozio oggi e ho detto ok, proviamoli. Vediamo. Ok. Ok, andiamo, l'hai già mangiato. Mi dispiace. Sai, preferisco quello più cheap. Cosa ne pensi tu? Non lo so, secondo me quello che hai provato alla casa mia è stata un'altra marca, però più... non lo so. No, io direi di no, perché io lo... Hai detto che quello che... Ti ho mandato una foto di una. Sì. E hai detto che è uguale. Sì. Io ho preso quello dalla discount, quindi sì. Non penso che è una marca...
Ah, vabbè. Comunque stavamo dicendo prima che questo si ricorda molto del s'more. Se compri un marshmallow, metti una microonde per proprio 5 secondi e metti addosso, è s'more, s'more italiano. Sì, cioccolato, marshmallow più graham crackers e ice s'mores. Ma questo non lo so, forse perché ho preso quello a nocciola invece di cioccolato al latte. Ah. Forse è quello, ma sì, in realtà non mi piace così tanto questo, non come quell'altra marca. Poi abbiamo i Bounties. Io amo Bounty perché mi fa ricordare del Almond Joy, ma senza la mandorla ovviamente. Questo non ho mai mangiato. È buonissimo, perché Almond Joy è il mio snack preferito. Davvero? Sì, oddio. E quindi questi, sì, lo so. Abbiamo diversi gusti. Lei ama le cose salate, mentre io amo le cose dolci. E purtroppo tutti i snack che ho comprato sono dolci, quindi. Sì. Proviamo. Sono un pezzo di cioccolato e dentro c'è cocco. Quindi Almond Joy senza la mandorla. Questa è la brutta cugina di Almond Joy. La sorella più brutta. Scusa. Non ti piace? Oh mio Dio. Sì, sì, baby. Io posso distruggere un pacchetto di questo in tipo 10 secondi. Oh mio Dio. Mi dispiace, Rachel. Poi abbiamo... molto famoso, molto bello, molto buono, i Ringo. Hai mai mangiato, hai mai assaggiato i Ringo, Rachel? Sì, certo. Anch'io, io amo Ringo, quindi non c'è tanto da reagire, ma... ecco. Grazie. Ringo è tipo Oreo, e ogni cosa può essere comparata a Oreo. Ma invece di due parti cioccolato abbiamo una parte cioccolato, una parte vaniglia e dentro c'è questa crema. Quindi cin, cin cin. Io non mangio mai così, non lo mangio mai così. Io mangio prima la parte cioccolato perché non mi piace così tanto cioccolato rispetto a vaniglia. Mm-hmm. Quindi mangio prima il cioccolato, poi la crema e poi finisco con la vaniglia. Quindi rimane il gusto di vaniglia. Ah. E con Oreo invece apri prima? Sì, apro prima, mangio le cose dentro e poi mangio il biscotto. Ma quando era molto più piccolo aprivo prima, mettevo la crema a parte, mangiavo il biscotto e poi mangiavo la crema, così finisco con il gusto buono della crema vaniglia. E scienza. Tutto questo è molto molto importante, non vedete? No, invece quando io era piccola, quando io ero piccola, non mi piaceva, non mi piaceva così tanto l'olio. Odiavo, infatti. Neanche io, perché è molto cioccolato, è un cioccolato molto forte, mi piaceva di più quando sono cresciuta. Sì, sì. Poi... abbiamo due snack che secondo me sono tedeschi, ma si vendono qua in Italia e non puoi averli in America. Io non ho mai visto Haribo in America, tu? Sì, c'è. Ah, ok, allora niente. Ho comprato queste cose qua, Simply, un supermercato francese. Siamo in un mondo molto internazionale. Ma secondo me questi non puoi comprare in America. Io non ho mai visto questi. Cosa? Wafer crackers? Ma Loacker. Ah, ok. No, sì, non la marca, però... Wafers, sì. Ma i wafers in America non so perché, ma non mi piacciono così tanto. Davvero? Di solito hanno il gusto di tipo fragola. O... ah, quello di fragola. No. Esatto, ma questi sono a nocciola. Quindi, ecco. Grazie. I don't even know how to take this. Ok. Ok, pronta? Uno, due, tre. È molto buono. Con la nocciola in dentro. In America abbiamo quello con cioccolato, come ti ha detto, con fragola, altri gusti, però nocciola non ho mai assaggiato. È molto buono. Anche a me piace, posso mangiare un pochetto intero. L'ultimo snack italiano, europeo, non so, che abbiamo da provare sono questi.
dun dun dun, Haribo licorizza, come si dice? Dovrebbe essere licorice, e non so se mi piacerà questa cosa, perché in realtà mi piace licorizza, ma ho visto che in America licorizza è molto più dolce, quindi mi piace, mentre qua è amaro, che fa schifo. Ma non so se fosse la marca che ho provato che era così, o sono tutte le licorizze in Europa così. Quindi proviamo questo. Rachel. Grazie. Ah, hanno la forma di Twizzlers, ma... Sì. Ma no. Non è. No, Twizzlers sono un po' brutto. Sì, io... Oh, mio Dio. Amo i Twizzlers. Ma comunque, queste. Uno, due, tre. Questa è punizione, dai, basta! Fanno schifo! No, ma vedi cosa dico? Vedi che non è come il licorizza che sappiamo. È anche salata! Sì, infatti, come puoi mettere? Madonna mia! Yikes! Sì, quindi non abbiamo salvato il... migliore per l'ultimo, infatti era il peggiore. Se compri questi, stai lontano da me, per favore. No. Perché io non voglio sapere che tipo di persona sei. Oh mio Dio, il aftertaste. Stai gustando? Stai assaggiando? Sì. Oh, no. Veramente non mi aspettavo di essere così salato. In realtà, ok, sembra che tutta la licorizza in Italia è così, perché anche quella che ho provato era più o meno così. Amaro con un gusto salato. Boh. Avete un licorizza veramente diverso da noi. Ma comunque abbiamo finito questa piccola selezione di snack italiano. So che apparentemente ho comprato tutte le cose dolci e c'è un altro mondo di snack italiano salate, ma vabbè, facciamolo un altro giorno, che ne so io. Cosa ne pensate? A voi piacciono le snack che abbiamo mangiato? Cosa ne pensate di tutte le cose che abbiamo assaggiato? Tu, Rachel, hai qualcosa da dire? No, sono apposta. Sì, niente, spero che vi sia piaciuto questo video e avete trovato questo video interessante, divertente, bla bla bla. E come sempre ci vediamo nel prossimo video. Like and subscribe if you haven't already, and I'll see you guys next time. Ciao.